Librando. Libri in volo con Dante Cerati. Quando sentiamo la parola cancro, subito la associamo alla sofferenza, alla disperazione, alla chemio e all'immagine di un corpo che cambia e che non è più quello che vorremmo vedere allo specchio. E i pensieri negativi non riescono più ad abbandonarci la mente. Un tumore maligno, che porta ad un passo di distanza dalla morte chi lo vive, cambia ogni abitudine, ogni pensiero e ogni relazione. Roberta Liguori, nel suo libro d'esordio Perché io sogno forte, per Mondadori Editore, racconta della sua esperienza diretta con il cancro e di come sia riuscita ad andare avanti senza abbattersi con grande forza e coraggio. Un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori da Dante Cerati a questa puntata di Librando molto bella ed intensa. Nostra ospite è naturalmente l'autrice del libro, Roberta Liguori, che saluto e ringrazio. Ciao Roberta, benvenuta. Ciao a tutti, ciao ciao. Il tuo libro si intitola Perché io sogno forte. Che cosa intendi tu per sognare forte? Sognare forte per me significa avere degli obiettivi molto potenti, molto nostri e che non siano obiettivi di altri, quindi anche obiettivi ambiziosi. E dico molto spesso e scrivo nel libro che sono un po' allergica alle persone che dicono di rimanere con i piedi per terra, quindi sì all'ambizione, all'avere degli obiettivi potenti, dei sogni e dei desideri da realizzare. Tu, come molte donne, ti sei trovata da un giorno all'altro ad affrontare il cancro al seno. Come hai scoperto di avere un tumore e come hai vissuto la scoperta di questa malattia? Allora, l'ho scoperta in un modo, tra virgolette, classico, ovvero facendo la doccia semplicemente in palestra, ho sentito di avere un nodulo al seno. La ovvia preoccupazione, il panico, diciamo, iniziale, gestito immediatamente con un'azione concreta. Immediatamente andare dal dottore, prendere l'appuntamento il prima possibile e fare subito una biopsia e capire subito quali fossero le azioni più utili, più immediate per risolvere il problema. Questo è stato l'approccio. Chiaro, la tensione e la paura ci sono. Poi l'obiettivo in questi casi è sempre mantenere la calma per poter fare quello che è più utile per noi in quel momento e per fortuna ci sono riuscita. Ma per quello che sai tu, Roberta, c'è una ragione psicosomatica che spinge il corpo a sviluppare queste cellule cancerose? Ci sono tante teorie a riguardo. Io ho letto molto, ad esempio, per quanto riguarda la medicina germanica. La medicina germanica spiega che il nostro corpo manifesta con delle malattie, dei disagi soprattutto psicologici, e quindi ci sono delle teorie a riguardo. A livello personale mi sono riconosciuta in una teoria della medicina germanica che dice che spesso il cancro al seno viene perché il punto dove viene questo cancro, dove in effetti lo avevo io, è il punto dove si appone la medaglia, quindi la necessità di essere sempre perfetti, perfette soprattutto per le donne, la necessità di fare tantissime cose e tutte molto bene e non chiedere mai aiuto. Questa è una delle teorie che giustificano la presenza del cancro al seno, quindi lo hanno quelle donne che vogliono fare tutto da sole e vogliono essere perfette. Purtroppo io mi riconoscevo in questa identità. C'è qualcosa che puoi dire di aver imparato da questa malattia? Tantissimo, ho imparato veramente tanto, ho imparato prima di tutto a lasciarmi aiutare dalle persone. Ho scoperto che a volte dare la possibilità alle altre persone di aiutarci è un dono che facciamo loro. Io prima anche nei confronti di mio marito, della mia famiglia, non mi lasciavo mai aiutare, non mi mostravo mai fragile e preferivo fare tutto da sola a prezzi quasi insostenibili per il mio fisico. E poi ho imparato anche che è veramente importante nella nostra vita avere qualcosa che ci spinga a vivere, a lottare nei confronti di qualsiasi ostacolo, piccolo o grande ostacolo che ci si presenta, e da qui il titolo Io sogno forte, perché se abbiamo un ostacolo, una luce luminosa alla fine del nostro cammino, allora qualsiasi piccolo o grande problema che si frappone fra noi e il nostro desiderio è affrontabile. Se invece non abbiamo degli obiettivi carichi, potenti, appetibili, allora qualsiasi piccolo muretto diventa un muro insormontabile. Come hai raccontato nel tuo libro, tu Roberta non hai mai smesso di combattere, di vivere ogni giorno della tua vita pienamente, ma hai mai avuto paura di non farcela? Sì, l'ho avuto nel momento in cui ho conosciuto Monica, ho scritto anche di Monica nell'omonimo capitolo, che è una ragazza che aveva il mio stesso atteggiamento, quindi molto carico, attivo e propositivo nei confronti della malattia, che è morta. E lì ho avuto veramente paura e ho detto, caspita, se è morta lei che aveva il mio stesso atteggiamento nei confronti della malattia, allora può succedere anche a me. Ed è stata lì la prima volta che ho realizzato che avrei potuto non farcela. Però sua sorella Serena mi ha fatto promettere che io avrei continuato a lottare e io gliel'ho promesso, e quindi l'ho promesso a lei, a Monica, e io non mollo.
In questi momenti è importantissimo avere vicino i propri cari. Secondo te come deve reagire e comportarsi chi invece è solo? Caspita, non auguro a nessuno di essere solo. Auguro a qualsiasi persona di trovare un ambiente dove possa essere ascoltato ed aiutato. Per fortuna anche in Italia ci sono tantissimi centri, anche nei nostri ospedali, centri di ascolto, aiuti psicologici, supporti psicologici, che sono nati proprio perché è talmente importante avere qualcuno attorno che anche gli ospedali se ne fanno carico. Tu, Roberta, hai mai avuto paura di perdere la tua femminilità? Io sì, l'ho persa nel momento in cui sono diventata pelata e in cui ero gonfia di cortisone. Ci sono stati dei momenti in cui ero davvero brutta. Ci sono proprio dei momenti in cui ero proprio bruttina. In quei momenti l'ho persa. Proprio per questo, quando l'ho recuperata, gli ho dato importanza. In realtà ho capito, non è soltanto un aspetto estetico la nostra femminilità. La nostra femminilità è anche nel modo in cui ci comportiamo, nei nostri occhi e nei nostri atteggiamenti, non soltanto nell'aspetto fisico. Quindi sì, l'ho persa e ho imparato cosa vuol dire non averla, per poterla poi riapprezzare ancora di più adesso. Se dovessi parlare adesso ad una donna che ha il cancro al seno, che cosa le diresti, Roberta? Io le direi tutto quello che ho scritto nel libro e che è dedicato soprattutto alle persone che stanno affrontando questa malattia. Le direi di sognare forte, quindi di prefiggersi degli obiettivi dopo la malattia, perché alcune donne purtroppo dicono adesso non mi pongo obiettivi perché intanto mi curo. Invece questo è un atteggiamento sbagliato, bisogna continuare a porsi dei sogni, dei desideri, degli obiettivi e una vita al di là della malattia, proprio perché la malattia deve essere visto come un ostacolo, una sfida che magari ci può anche insegnare qualcosa di noi stessi e delle persone che ci circondano. Tra i ringraziamenti che fai alla fine del tuo libro, proprio l'ultimo è un ringraziamento al tuo tumore, Roberta. Come mai hai deciso appunto di chiudere il libro con questo ringraziamento? Ho deciso di chiudere il libro con questa frase che capisco essere un po' forte, proprio perché ho imparato che qualsiasi sfida, anche la più terribile, anche la più drammatica, ci può in realtà aiutare a diventare delle persone migliori. Noi cresciamo, evolviamo, diventiamo più grandi proprio grazie ai problemi. Quando non abbiamo problemi, quando non abbiamo sfide da affrontare, non cresciamo, la nostra mente, il nostro corpo non vengono stimolati a migliorare. E quindi ho capito quanto questa grande sfida mi ha reso migliore da tanti punti di vista, come persona, come moglie, come amica, come figlia, come professionista anche. E proprio per questo io ho ringraziato questa grande sfida che ho superato e vinto. Molto bene, allora io ringrazio per questa bellissima testimonianza Roberta Liguori. Ricordo a tutti gli ascoltatori il suo libro Perché io sogno forte per Mondadori Editore. Roberta, grazie veramente ancora di cuore per queste belle parole. Grazie a te e grazie a tutti voi. Ciao e a presto.